mano ad un'opera e alcuni confronti molto, molto belli presenti in mostra. I tre dipinti che vedremo, questo e i due successivi, sono assolutamente da apprezzare dal vivo, proprio perché hanno un cromatismo che lascia incantati e che le fotografie non riescono mai a rendere. Quest'opera di Tiziano è conservata al Prado di Madrid ed è molto importante perché è il primissimo esempio di sacra conversazione totalmente all'aperto. È un'opera dove si gioca molto sulla gamma cromatica, si gioca sui verdi, vediamo il verde del prato contrapposto al verde del solito drappo che fa del quadramento scenico, arricchito da questa banda in raso bianco ornata da elementi dorati, quindi una certa ricchezza nei particolari, il cielo, l'azzurro del cielo, costernato da nuvole, ladro sulla destra, e poi abbiamo questi personaggi. Abbiamo questo San Francesco un po' pensieroso, malinconico, con le mani coperte, racchiuse all'interno delle maniche del saio, con il giglio e il libro appoggiati a terra, in un naturalismo assolutamente precursore di quello che sarà, in un certo senso, anche il realismo lombardo che avevamo un po' accennato nell'altro incontro, le foglioline cadute che si trovano sul muretto rialzato, dove si trova la figura della Vergine e del Bambino, e poi San Rocco nelle sue vesti dalle tinte sgargianti, con la calza abbassata per far vedere la famosa piaga della peste. E subito quindi i nostri artisti bresciani dovevano in un certo senso andare a copiare, ma anche a interpretare in modo loro questo nuovo tipo di raffigurazione. E Romanino lo fa in maniera assolutamente meravigliosa. Questo dipinto è bellissimo dal punto di vista della gamma cromatica, va assolutamente visto dal vivo perché il drappo, i colori delle vesti di San Bonaventura, questo rosso sgargiante contrapposto al logo del manto della Vergine, danno una luminosità che è davvero eccezionale. Tra l'altro Romanino gioca molto sulla ricchezza delle vesti contrapposta alla semplicità di questo trono. La Vergine è in un trono quasi ricavato da un albero, una cosa assolutamente incredibile che davvero va in un certo senso a intercalarsi in quel discorso della realtà nella pittura lombarda, quella realtà che poi Caravaggio ama, prende e riporta poi anche nelle sue opere. Vediamo i chiodi delle assi che sporgono in maniera assolutamente veritiera, il paesaggio circostante, questo San Sebastiano che dal punto di vista delle fisionomie richiama un po' i dipinti di Giorgione, ma anche la prima Madonna realizzata da Romanino, piuttosto che San Giovanni visto nel compianto del 1510. Un'opera davvero molto bella, che sicuramente è migliore rispetto al risultato che poi farà Moretto. Anche Moretto decide di provare ad approcciarsi a questo tipo di raffigurazione, di sacra conversazione all'aperto, però rende la natura meno protagonista rispetto a quello che riesce a fare Romanino. Abbiamo ancora tanta architettura, abbiamo il pavimento, abbiamo un trono marmoreo con dei rilievi assolutamente importanti, abbiamo il parapetto e il paesaggio è leggermente abbozzato in fondo, nella profondità. È apprezzabile invece l'eleganza con cui realizza questo velo assolutamente trasparente che cade sul viso della Vergine, quindi un gioco di trasparenze molto molto bello, però sicuramente tra i due Romanino esce in questo caso vincitore. Siamo arrivati intorno agli anni 20 del Cinquecento, abbiamo visto come i nostri due artisti, Moretto e Romanino,
si siano formati, abbiamo visto gli ambiti in cui loro guardano, un po' Venezia, un po' Milano. Romanino inizia ad essere già un pittore affermato, ma è sempre un po' un pittore incompreso, non riesce mai ad essere apprezzato appieno per quello che è. E nel 1520-21 inizia a lavorare con Moretto sui ponteggi della Cappella del Santissimo Sacramento di San Giovanni Evangelista, la opera che è stata poi definita la cosiddetta Cappella Sistina di Brescia. Non abbiamo opera d'affresco, si tratta di tele, ma è sicuramente un'opera cardine nella pittura bresciana del Cinquecento, un'opera davvero molto, molto bella e molto complessa, che i pittori lavoreranno due riprese anche negli anni 40 e oltre. Però torniamo, anzi arriviamo a quel 1522 che abbiamo citato all'inizio, l'anno in cui il politico Veroldi di Tiziano arriva a Brescia e viene collocato sull'altare maggiore della chiesa di San Lazzaro Celso. È un'opera straordinaria. Tiziano acquisisce una maturità dal punto di vista classico e dei giochi chiaroscurali di luce senza precedenti. È un'opera che farà davvero la storia dell'arte. Innanzitutto siamo davanti ad una committenza colta. Tovello Veroldi era uno delle tre cariche religiose più importanti della città. Aveva rapporti con il Vaticano, come poi avremo modo di vedere. E quindi Tiziano, che era già diventato pittore ufficiale della Serenissima, era sicuramente l'artista più ambito al tempo. E quindi avere a Brescia un'opera di questo tipo, soprattutto che Altobello Veroldi potesse avere un'opera di Tiziano in quella che era, tra virgolette, la sua chiesa, era un forte segno di alleanza politica, di alleanza tra un rappresentante del papato e la Repubblica di Venezia. Qui Tiziano esprime davvero il meglio di sé. Nella tavola centrale, dove abbiamo questo Cristo risorto che in maniera assolutamente maestosa e rimorbente si eleva verso il cielo, è visto dagli studiosi come un riferimento alla famosa scultura del Laocoonte, che nel 1506 era stata riscoperta a Roma e collocata da Giulio II, il noto pontefice, nel cortile del Belvedere. Era stata una scoperta importantissima che aveva portato a conoscenza la bellezza dell'arte del tempo, dell'arte classica. E Tiziano, come potete vedere, assolutamente fa un tributo molto forte nella figura centrale del gruppo scultoreo, con questo Cristo che si eleva un po' come il Laocoonte con la sua forza sembra fare per così liberarsi, vincolarsi da questa trattenuta. E ancora un Tiziano però che guarda anche alle novità che erano state introdotte nell'arte del tempo, novità e studi quindi anatomici che erano stati portati da Michelangelo. Non a caso il San Sebastiano, in questa torsione del corpo mai vista prima, resa davvero in maniera assolutamente spettacolare, guardate come le corde trattengono, tirano la pelle e le braccia del santo, è una cosa davvero, davvero senza precedenti. E Tiziano qui si ispira alle torsioni e agli studi anatomici che Michelangelo aveva fatto per i prigioni o schiavi, ribelli, le famose sculture non finite, dove queste figure sembrano quasi liberarsi dalla pietra. Non a caso Michelangelo sosteneva anche che lui doveva solamente liberare dal blocco di marmo o di pietra che aveva a disposizione ciò che stava dentro. E questi prigioni che hanno questa caratteristica di non finito sembrano proprio liberarsi dall'involucro in cui si trovano. E Tiziano guarda molto questo aspetto. Non sappiamo in realtà se sia stata una scelta personale o indotta dal committente. Come abbiamo detto, Altobello Veroldi aveva questi rapporti molto stretti con il papato, in particolare con una
figura, il cardinale Raffaele Milario, per il quale realizza poi nella chiesa di San Lazzaro e Celso anche un cenotafio in memoria. Raffaele Milario era un cardinale molto potente al tempo, aveva contribuito alla scoperta del nuovo conte e aveva anche commissionato alcune opere a Michelangelo. Quindi ci sono parecchie parecchie aneddoti che portano anche a capire che probabilmente Tiziano è andato a soddisfare anche certe esigenze del committente. Non a caso però siamo davanti anche ad un artista che assolutamente poteva anche essersi aggiornato in maniera autonoma, senza che sia stato il committente a suggerirgli di andare a guardare o ad ispirarsi a certe cose. Siamo davanti ad un artista assolutamente di primo ordine. Non a caso questa tavola, in particolare per San Sebastiano, era quella più apprezzata nella sua bottega. Voi dovete immaginare che quest'opera fu realizzata in tempi anche piuttosto lunghi e quindi spesso le botteghe degli artisti erano frequentate da visitatori che volevano vedere le opere che erano in corso, ma anche da cosiddette autorità. E Tiziano riceve in quel periodo la visita del cosiddetto emissario della casata degli Este di Ferrara, che rimane letteralmente folgorato alla vista di questo San Sebastiano, tanto che scrive subito al proprio duca dicendo che a Venezia c'è un San Sebastiano sbalorditivo, dalla torsione mai vista prima. Ovviamente il duca d'Este fa di tutto per far sì che questo dipinto entrasse nella sua collezione. Sapete che gli Este di Ferrara avevano una tradizione di cultura artistica già da partire dal 400 con Leonello d'Este, che aveva portato ad avere uno degli studioli più importanti con opere di quote significative. Tra l'altro anche Isabella d'Este a Mantova poi creò uno studiolo di primo ordine, quindi c'era una cultura artistica molto forte. Fatto sta che le trattative vanno avanti per molto tempo. Vengono offerti anche molti soldi a Tiziano, proprio perché in questa lettera si dice anche, cosa tradotto in maniera molto più semplice, perché un dipinto così bello deve finire in una sperduta chiesa a Brescia, nell'anonima Brescia. Può venire nella mia corte e essere assolutamente apprezzato. Fortunatamente per noi la cosa non accadde. Fortunatamente anche perché, come detto, furono offerti a Tiziano molti soldi. Solo la tavola di Tiziano sarebbe stata pagata quanto l'intera opera, quindi con tutte le altre tavole. E il fatto che non sia stata venduta agli Este è un dato significativo, proprio perché Tiziano è noto per essere assolutamente ricchio. E quindi più soldi prendeva, più era contento, anzi spesso riusciva a farsi pagare di più di quanto era stato pattuito all'inizio. Quindi il fatto che non abbia ceduto alla tentazione, ma abbia voluto preservare l'opera nella sua complessità, è un dato assolutamente significativo. Come interpretano l'arrivo del politico Verondi a Brescia i nostri artisti? Cercano di farlo nella maniera più semplice per loro. Rimangono sicuramente ammaliati dalla tavola centrale della resurrezione di Cristo e cercano un po' di reinterpretarla a loro modo. Sicuramente il risultato non può essere paragonabile per qualità a quello che ha fatto Tiziano. Sicuramente tra i due vediamo Moretto sulla sinistra e Romanino sulla destra, è forse più apprezzabile quello di Romanino, dove abbiamo una maggiore anche così consistenza plastica della figura di Cristo, anche se c'è la particolarità di questi soldati addormentati che sembrano un po' dei bambini, sembrano un po' dei nani, hanno delle dimensioni un po' particolari che danno però quel tono grottesco che caratterizzerà poi proprio anche la pittura di Romanino, soprattutto in Valle Camonica, quando sembra rappresentare proprio la gente del popolo, del borgo, in maniera assolutamente naturale. Sono gli anni 20 del Cinquecento in cui, come testimonia l'arrivo del politico Verondi a Brescia, l'alleanza tra Brescia e Venezia è assolutamente al massimo.
splendore. E quindi anche l'arte ne risente, vediamo questi continui influssi e soprattutto arriva in città, a Brescia, anche questo tipo di iconografia. Siamo sempre davanti ad una sacra conversazione, però come vedete non abbiamo più le figure a dimensione intera, ma abbiamo le figure a mezzo busto. Quindi una rappresentazione con personaggi più ravvicinati, più vicini a chi guarda il dipinto, all'osservatore. Questo anche perché è un tipo di sacra conversazione che solitamente è destinata alla devozione privata, quindi a dipinti che non si trovano in chiese o in palazzi, ma nelle proprie dimore, proprio come utilizzo, come vicinanza per la preghiera personale. Questa è ad esempio la sacra conversazione di Giovanni Bellini, presente in mostra, che è stato un po' il precursore che ha introdotto questo tipo di iconografia, molto bella, con il San Giorgio che sembra una bozza di ritrattistica, non è un santo stereotipato, come avevamo detto un po' anche per il San Rocco di Tiziano, ma siamo davanti ad un dipinto e ad un probabilmente ritratto di qualche committente. Anche perché il ruolo dei devoti, dei committenti in questo tipo di dipinti inizia a diventare molto rilevante. Qui abbiamo un esempio di sacra conversazione realizzata da Moretto e qui siamo davanti ad un dipinto di Savoldo, presente a Torino. Savoldo, altro grande pittore bresciano, che però lavorerà sempre lontano dalla città natale, lavorerà a Venezia sostanzialmente, trasferito in maniera più o meno definitiva. Un dipinto questo che vede l'adorazione del bambino con San Francesco e San Girolamo. Qui Savoldo introduce un particolare iconografico molto interessante che verrà poi accentuato nella seconda versione di questo dipinto, che è conservata invece a Londra, dove il San Girolamo sostiene tra le mani questo velo, questo drappo, che diventa binomio di rivelazione, quindi della presentazione del bambino al mondo, ma allo stesso tempo è anche allusione però della futura passione, quindi del sudario, il tenere tra le mani un velo che porta allo svelamento quindi del bambino al mondo, ma che allo stesso tempo però lo condanna anche a quello che al drammatico futuro che gli spetta. Nella seconda versione invece di Londra, questo dipinto purtroppo un po' con una fotografia che non rende molto bene perché è un po' scura, vediamo lo stesso gesto. Però non abbiamo più due santi. Al posto dei due santi troviamo due persone normali, probabilmente due committenti. E quindi in quest'opera Savoldo rivoluziona un po' quella che era stata la presenza dei committenti, dei devoti, che è una cosa già assodata, la troviamo già nella pittura medievale, i devoti e i committenti magari in dimensioni molto piccole messi in ginocchio davanti al trono della Vergine, magari di profilo, ma non avevano mai avuto un ruolo da protagonisti nella scena, erano così sempre presenti ma non avevano mai partecipato. Qui vediamo lo stesso gesto fatto da San Girolamo da un civile, da una persona che non è santa, che viene quindi messa allo stesso piano della Vergine e del Bambino. Una vera e propria rivoluzione della storia dell'arte, che attacca poi altri tipi di rappresentazioni. Qui abbiamo ad esempio il dipinto di Vittorio Agnellini, dove il committente è addirittura quasi più grande del crocifisso, o ancora quest'opera di Moretto, dove il committente dialoga in assoluta serenità all'interno di un paesaggio, quindi all'interno della narrazione, insieme al Cristo portacroce. La presenza dei committenti all'interno di queste sacre conversazioni porta quindi anche ad una riflessione.
sezione della mostra è dedicata al ritratto, dove sono stati raccolti alcuni tra gli esempi più belli che possiamo avere a Brescia e non solo. Già l'altra volta, quando avevamo così parlato della Pinacoteca Tosio Martinengo, avevamo visto come Moretto, Onino, soprattutto Moretto, nell'arte della ritrattistica aveva un ruolo importante. Non a caso è stato anche il primo pittore ad aver introdotto il ritratto a figura intera, quindi aveva una capacità davvero molto, molto significativa. Qui vediamo il ritratto del giovane con flauto del Savoldo, che avevamo visto anche la scorsa settimana, un dipinto molto bello esposto appunto alla Pinacoteca appena riaperta in città, dove il viso malinconico di questo ragazzo sembra ancora più accentuato da quell'ombra che gli corre sul viso data dal cappello, che fa calare quest'ombra rendendo lo sguardo quasi acquoso, malinconico, un po' un preludio a quello che sembrerà fare anche Vermeer molto più avanti, quindi con un interno di abitazione molto semplice, con gli oggetti messi qua e là, in libro aperto, con i libri appoggiati sulla finestrella, lo spartito appeso alla parete. E ancora di Savoldo vediamo questo ritratto di una nobile donna, messa però nelle fattezze di Santa Margherita. Come potete vedere, sulla sinistra compare la testa di un drago. Santa Margherita è nota per essere la santa che viene sempre raffigurata con un drago ai piedi. Guardate com'è bello il vestito che porta questa signora, assolutamente curato in ogni minimo dettaglio, il pizzo che si trova appunto sulla prima parte del corpetto, la conciatura e soprattutto questa apertura verso l'esterno, quindi la scena ambientata in una stanza chiusa con una finestra che apre verso il paesaggio. E qui vediamo quello che appunto dicevo prima. È un dipinto conservato a Londra, la National Gallery, ed è il primo ritratto a figura intera realizzato da un artista. È stato il nostro Moretto di introdurre questa nuova tipologia di rappresentazione. Un dipinto molto bello, dove vedete come ci sia sempre il ricorso della scena ambientata in una stanza, però con un'apertura verso l'esterno, verso il paesaggio. E qui abbiamo un bel ritratto realizzato da Tiziano, presente in mostra. È davvero un'opera molto, molto significativa, è conservata agli Uffizi di Firenze, è probabilmente un'appartenente alla Casata dei Medici, e vedete quindi come Tiziano era già arrivato a lavorare per committenti di un certo peso, di un certo rilievo. E in questa sezione, sempre dedicata al ritratto, si chiude con due dipinti fondamentalmente molto belli che richiamano l'adesione alla realtà, a quella pittura lombarda della realtà che Runghi aveva definito come precursore di quello che poi Caravaggio avrebbe fatto in un secondo momento. Romanino e Moretto sono stati i precursori di quello che Caravaggio porterà poi nella storia dell'arte. Non a caso è attestato come Caravaggio guardasse ai nostri pittori bresciani. E questa cena in casa del fariseo, soprattutto la natura morta, il vassoio con la frutta portata dal servo sulle spalle, è stata definita già negli anni 40 da Roberto Longhi, massimo studioso di Caravaggio, come una natura morta che non ha nulla da invidiare a quella realizzata da Caravaggio, la famosa appunto canestra di frutta, o alle varie composizioni di frutta e fiori che troviamo nei primi dipinti di Caravaggio, come il Bacchino malato, il ragazzo morso dalla mano e così via. E ancora
testo dipinto di Savoldo, lo studio della luce, dei notturni, quindi della luce che illumina la scena. Savoldo, ispirandosi ad alcuni passi di Santa Brigida, in cui si diceva che il bambino, il sacro bambino, emanava la luce dal proprio corpo, coglie l'occasione proprio per fare una sperimentazione di giochi di luce d'ombre senza precedenti. Savoldo sappiamo che è noto anche per la famosa adorazione dei pastori, che abbiamo visto anche la scorsa volta, con questo gioco di luce e ombre dato dalla luce crepuscolare, con i pastori che si affacciano all'interno della capanna. Quindi un'opera davvero molto bella. E studi di luce che Savoldo porta avanti anche attraverso lo studio dei panneggi, dei drappi. E in questa Maddalena conservata a Londra, nella National Gallery, Savoldo studia come i toni argentei dei manti possono dare una nuova luminosità alle opere. E subito Savoldo, come avevamo già visto un po' anche la scorsa volta, viene subito seguito anche dagli altri artisti. Vediamo ad esempio come Moretto, nella famosa Madonna di Paitone, conservata nel santuario a Paitone, in memoria dell'apparizione della Madonna ad un bambino, introduce anche questo gioco di luce del drappo argentato. E ancora Romanino, in questa adorazione del bambino, in questa adorazione dei pastori, introduca anche egli questo drappo argentato. Quindi siamo davanti ai nostri artisti che stanno sperimentando tutti questi giochi di luce e di pittura della realtà, che li renderanno poi famosi in tutta la storia dell'arte. Tiziano è ormai diventato un artista affermato. Siamo arrivati intorno agli anni 40 del Cinquecento con tutta questa carrellata di opere. Abbiamo visto prima il ritratto che viene dagli Uffizi, dove è raffigurato probabilmente un membro della famiglia Medici. Siamo quindi già davanti a committenze di un certo rilievo. Già col politico Veroldi, Tiziano era diventato il pittore ufficiale della Serenissima e negli anni 40 si trovava a girare per le corti italiane ed europee. Era voluto dall'imperatore Carlo V per realizzare ritratti, per realizzare dipinti erotici, dipinti a carattere profano. Gira per le varie corti italiane, Mantova, Ferrara, Roma. È un artista ormai che è di scala assolutamente internazionale. Inizia a divenire anche un po' meno il confronto con i nostri artisti. Siamo già anche un po' verso la fine della loro carriera. Moretto morirà intorno al 1556, quindi siamo già davanti ad artisti maturi. Romanino, negli anni 30, è riuscito finalmente lontano da Brescia ad esprimere il meglio di sé, a Trento, in Valcamonica. Però c'è ancora un confronto che possiamo fare tra Tiziano e Romanino, ed è dato con un dipinto ancora di carattere religioso. Qui vediamo quest'ultima cena realizzata da Tiziano intorno al 1542-1543, un'opera rivoluzionaria perché sposta l'asse di composizione dell'ultima cena, che non è più, per così dire, alla Leonardo da Vinci, il classico cenacolo che si dispone in maniera orizzontale. È disposto in maniera concentrica. Gli apostoli sono tutti intorno alla tavola. E Romanino, nel Duomo di Montichiari, realizzerà negli stessi anni un'opera molto simile. Dire che il dipinto di Tiziano sia più bello perché è quello che ha innovato, ha portato l'innovazione, diciamo, di questa iconografia, è sbagliato. Il dipinto di Romanino in questo caso supera di gran lunga l'opera di Tiziano.